vogliamo semplicemente fare in modo che la città comprenda fino in fondo come è fatto il progetto. Ovviamente vogliamo anche salvaguardare l'IRIP, perché l'IRIP è nella responsabilità della regione. Io voglio avere diciamo un'ulteriore garanzia che il progetto non porti l'IRIP a una sorta di asfissia che noi non abbiamo intenzione di realizzare. Nel progetto c'è uno spazio probabilmente un po' troppo piccolo per l'uso dei cavalli e c'è anche una visione complessiva che, visto che siamo ancora, la Regione Puglia è ancora proprietaria dell'area, c'è una visione complessiva dell'area che vogliamo ridiscutere. Quindi ovviamente mi rendo conto di non poter pretendere questa cosa, perché ci sono dei contratti in corso, quindi in teoria se il sindaco vuole può andare avanti, io non posso impedirglielo. Però credo che non faccia male chiedere all'impresa, al progettista, al Comune di Foggia, alla Regione, di fare un briefing finale, perché i progetti, soprattutto di un parco, possono essere sicuramente modificati anche in corsa e in questo modo una cosa fatta probabilmente un po' troppo in fretta, questo lo ammetto, perché nell'intento di fare qualche cosa per Foggia noi abbiamo immediatamente messo a disposizione l'area e il denaro per realizzare il parco. Adesso vogliamo con un po' più di calma verificare se il progetto nei dettagli rispetti il nostro desiderio anche di rilanciare l'IRIP, perché l'IRIP custodisce alcune razze equine di grandissima importanza pugliesi e noi vogliamo trasformarlo probabilmente nell'ispirazione anche, si chiama riscaldare un'opera pubblica, nell'ispirazione attraverso la quale sia possibile mantenere il parco negli anni, cioè bisogna che ci sia una fonte di guadagno nell'area, perché poi con questi soldi guadagnati si riesca a fare la manutenzione per sempre del parco a regime. Altrimenti, per esperienza, io ho fatto il sindaco, un parco di 23 ettari nel giro di un anno, se non hai il denaro sufficiente, ci vogliono milioni di euro per mantenere ogni anno, per mantenere un parco del genere, ti va immediatamente in malora. E questo ovviamente io non posso consentirlo, perché il parco sorge sulla nostra area. Questa è la prima volta che io mi sono permesso, devo dire anche andando un po' oltre le mie competenze, di chiedere una verifica del progetto. L'unico titolo che ho è il fatto che rappresento il popolo pugliese e proprietario dell'area.